bentornati in questo nuovo video. Bene, oggi ragazzi andiamo a parlare del, diciamo, rincaro carburanti, tutti questi prezzi che si stanno alzando in generale, diciamo, del prezzo alimentare, materie prime, diciamo un po' in generale tutto questo casino che sta succedendo. E direi senza perderci in chiacchiere di iniziare subito col video. Ragazzi, prometto che questo video sarà veramente breve perché non ho molto da dire. Diciamo un po', diciamo, il prezzo del carburante è aumentato di parecchio, anche, diciamo, il metano, il GPL rispetto a prima. Anche gli alimenti sono aumentati, come farina, pasta, riso, in generale un po' tutto, anche l'olio. L'altro giorno, ragazzi, sono andato a vedere l'olio e a un supermercato l'olio di semi che costava di meno 3 euro un litro e mezzo. È un prezzo veramente esagerato. Il prezzo del carburante è aumentato troppo, veramente tanto. Rispetto a qualche giorno fa, un pochetto è diminuito di qualche centesimo, diciamo buon 10-20 centesimi in certi distributori si è abbassato, perché fino a pochi giorni fa stava anche a 2,30-2,40 al litro, adesso stiamo intorno ai 2,10-2,20, diciamo questa è la media generale. Il prezzo più basso che ho visto è 2,08. Sicuramente, diciamo, c'entra anche un po' il Covid, ma sicuramente qualcosa anche la guerra. Secondo me finché non finirà questa guerra il prezzo in generale non si abbasserà. Ragazzi, prossimamente andrò a creare anche, non so, qualche modo alternativo, diciamo, anche per sfruttare i pannelli solari, quindi risparmiare qualcosa in bolletta, perché comunque risparmiare qualche soldo può aiutare e, diciamo, avere, in caso di brutte situazioni, in caso che dovessero staccare l'energia da un domani all'altro, avere qualcosa per sicurezza. Quindi ragazzi, questo era quello che pensavo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate. Ragazzi, in questo periodo ci vuole la pace e non la guerra. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.